Da Ludovica Frasca e benvenuti alla prima puntata di Italians Do It Better. Gli italiani mangiano meglio degli altri? In queste 5 puntate di Italians Do It Better parleremo del modo migliore per tenere in forma il nostro corpo e di come rispettare il nostro apparato digerente, il fegato, i polmoni e il cuore. Avremo con noi i nostri fantastici medici con i loro preziosissimi consigli, degli sportivi eccezionali nascosti nel corpo di persone comuni, un esilarante critico letterario, un esperto di medicina digitale pensate e poi un ospite speciale. Ma per prima cosa ci colleghiamo con la nostra inviata speciale, Diana, che ci accompagnerà lungo tutta la trasmissione con le sue leggendarie incursioni. Diana, dove ti trovi? Mi senti? Diana? Buongiorno Ludovica, buongiorno a tutti. Come saprai, verrà in studio tra poco il dottor Malavazos che ci spiegherà le cose indispensabili per prendersi cura del proprio corpo e soprattutto cosa sia corretto per una buona alimentazione. Quindi cosa ci faccio qui a cercare penne, matite, pennelli e carta? Ve lo spiego subito perché mica sono commestibili. Però, già, c'è un però. Il segreto è essere consapevoli di quello che mangiamo e tutti noi pensiamo di sapere benissimo cosa mangiamo, cosa beviamo, quanta attività fisica facciamo, ma in realtà spesso e volentieri non è così. Dovremmo tutti farci amico un diario alimentare. Basterebbe annotarci ogni giorno quello che mangiamo, cosa beviamo, quanta attività fisica facciamo per capire davvero chi siamo e come nutrire il nostro corpo. Ok, il mio ultimo diario risale alle medie, ma ero proprio qui perché è giunto il momento di riprendere in mano questa buona abitudine e quindi stavo appunto scegliendo un diario. Vado, scappo, ciao! Oddio no, ma prima il mio bicchiere d'acqua. Bentornati qui a Italian Sweet Better, la trasmissione più sana dell'universo. Inutile dire che i nostri ospiti sono tutti molto salutari, specialmente quando si tratta di uno sportivo che sta giocando grandi partite con la maglia nero-azzurra e di recente ha indossato anche la maglia della nazionale. Lo è andata a trovare la nostra Diana, che ha approfittato per fare un po' di moto, e ovviamente lei non prende un ascensore nemmeno a morire, specialmente se deve arrivare al 72° piano. Vediamo un po'. Ciao Ludovica, allora siamo qua con il primo ospite della prima puntata di Italians Do It Better. Lo chiamavano da piccolo Duracell, ma il suo vero nome è Roberto Gagliardini. Ciao, ciao Roberto. Ciao. Ti chiamavano così perché veramente non ti fermavi un attimo e effettivamente tenere dei tempi con una partita che dura fino a 90 minuti, a volte anche di più, è difficile. Qual è il tuo segreto? Ma il segreto più che altro è l'allenamento. Quanto tempo vi allenate? Ma saremo circa 2 orette al giorno. E anche se oltre all'allenamento è molto importante anche la parte poi del riposo, che è quella che ci sarà, che c'è poi dopo l'allenamento, quindi riposare per poi essere pronte per il giorno dopo per fare altri 2 allenamenti. Far riposare comunque, il muscolo. Far riposare il muscolo è fondamentale. Tu arrivi da una famiglia di numerosi sportivi perché i tuoi genitori sono insegnanti di educazione fisica. Tuo fratello, più piccolo o più grande? Più grande, più grande. Fa il calciatore, tua sorella è una giocatrice di pallavolo, giusto? Sì. Tu sei un bravissimo centrocampista, quindi praticamente lo sport ce l'avete proprio nel sangue voi. Sì, sì, è fin da quando eravamo piccoli, mio papà in maniera particolare, ma anche mia mamma, sia per il mestiere che fanno, quindi sono insegnanti di educazione fisica, sia per loro predisposizione di fare sport. Ci hanno sempre invogliato o piscina o calcio o uscire con gli amici o nascondino, attività, qualsiasi attività da fare
sicuri di non stare davanti al computer, davanti alla play, davanti a queste cose. E a proposito, insomma, di allenamento e stile di vita sano, aspetta un attimo che io mi devo un attimo mettere l'acqua, vuoi? Sì, grazie. Siamo ancora qua in compagnia di Roberto Gagliardini, ma stavolta c'è anche la sua dolce metà Nicole. Ciao, ciao, ciao Nicole. Allora, è vero che ti porta sempre sui suoi parastinchi? Sì. Ma così, che cosa tenera, è bellissima questa cosa. È vero, mi sono fatto fare un paio di parastinchi in cui c'è su lei e siamo noi due, mi sembra. Mi sto commuovendo. Siamo noi due con la foto del tatuaggio che c'è lei sul polso. Vedere, okay. Sono curiosa. È bello, cosa c'è scritto, si può dire? Together we are strong. E quindi li tengo così magari riescono a prevenire qualche botta che mi viene data in campo. Giusto, è vero, è vero. Secondo me, so, a guardarla e aver indagato un po', oltre al mister, sei sì, molto sì, attenta anche tu all'alimentazione. Assolutamente, ci tengo tanto alla sua alimentazione. Sì? Sì, mi piace cucinare, mi dà molta soddisfazione. Brava. E mi piace preparargli qualcosa di salutare, insomma. Qual è il piatto che tiene meglio? Il pesce, perché non mangio carne, quindi non gliela cucino. Poi sono al pian ricco di omega 3, non giusto il pesce? Quindi tu sei quello un po' per diventare un po' più intelligente. Posso però l'omega 3, cioè, giusto, fa sempre bene dare queste vitamine agli uomini. Sei molto attenta, però la sua tradizione è quella tra siciliano, sbaglio, quindi sono cannoli, cassate, arancini. Come fate a resistere a queste tentazioni? Diciamo che stando qui non ce ne arrivano molti. C'è stata una vacanza in Sicilia che ci ha messi all'ingrasso, però ci va anche bene, non siamo troppo golosi, quindi... Fate attenzione. Sì, 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 riusciamo a... Ogni tanto quando a Natale, durante le feste, magari vi arriva qualche un piccolo sgarro. Cos'è lo sgarro di dolce, di salato che vi concedete ogni tanto? Se vi va una pizza, un popcorn, al cinema? No, in casa non abbiamo niente di così... Guarda. Ma quasi niente, cioè non vorrei solo dire... per gli ospiti. Cioè, diciamo che per gli ospiti qui a fianco, voi non vedete, ma arriva un profumo di dolcetti, cioccolatini, sapete le caramelle gommose, quelle buonissime, coloratissime? Ecco, per noi. E sto cercando di evitare, guarda, non le guardo, le metto di spalle così non le guardo. Grazie ancora a Roberto Gagliardini e Nicole, torneremo presto a collegarci con loro e con Diana. Ma prima... Ragazzi, avete un bicchiere d'acqua? Dovrebbe esserci, no? Me lo date per favore, che volevo anche segnarlo sull'applicazione. Ah, grazie. Ti prendo il telefono. Esatto, che devo segnarlo sull'app. Oggi parleremo un po' del nostro corpo. Lo curiamo abbastanza? Lo nutriamo correttamente? Lo alleniamo regolarmente? Lo idratiamo? Usare un'applicazione come quella del gruppo San Donato aiuta a tenere sotto controllo il nostro comportamento alimentare e motorio. Si può indicare quanto e cosa mangiamo ogni giorno, controllare i passi che facciamo ogni giorno, ma soprattutto quanta acqua beviamo. E sì, perché oggi andremo a scoprire proprio il rapporto che ha ognuno di noi con questo liquido portentoso, fresco, trasparente, dissetante, l'acqua. Diana ha momentaneamente lasciato il nostro ospite per andare a raggiungere i veri eroi di questo programma, e cioè voi. Diana, mi senti? Diana, mi senti? Diana? Ma che stai ascoltando? Diana! Ah sì, ciao Ludovica, scusami tantissimo, è che stavo ascoltando un po' di musica liquida. Sì, perché l'acqua ha una grandissima importanza nel nostro corpo e nella nostra vita quotidiana, come spiega perfettamente il progetto IT. Quindi tra poco ci stiamo preparando alla prova di oggi, cioè scoprire se i passanti che andremo a intervistare si idratano correttamente. Il nostro corpo, pensate, è composto da un 70% di acqua circa. Noi dovremmo bere circa 2 litri di acqua al giorno, che equivalgono a 8-10 bicchieri, quindi un bicchiere all'ora sarebbe perfetto, specialmente se si fa attività fisica, prima, durante e dopo lo sport. Questi sono dati che costantemente e quotidianamente ci vengono insegnati, ma sappiamo davvero idratarci correttamente? Andiamo a scoprirlo. Ciao ragazzi, posso farvi una domanda al volo? No. Voi bevete? Quanto bevete? Acqua, no, acqua, non...
Bevete acqua? Sì. Ecco, tanta? Non tanta. Nella mezza mattinata fino alle 14 mi capita anche di non bere. Ah, di non bere? Guarda che fa malissimo, che ne mal di testa, non riesci a concentrarti. Un litro al giorno di extra alimenti. Extra alimenti, quindi secondo me fino ai un litro e mezzo. Sì, sì. Voi bevete acqua? Sì, per forza, sì. Se no muori. Ecco, voi no. No, sì, certo, ma tipo quanta? Quanto serve? Quanto serve? 3-4 litri al giorno. Bevi 3-4 litri al giorno? Sono in palestra, ci faccio il trainer. E tu? Io di molti meno, ne berrò malapena uno. Infatti sono sempre estratto. Ti regalo questa, come incentivo, sì, questa borraccia del progetto IT senza bisfenolo A. È una sostanza contenuta nella plastica delle bottiglie che può contaminare l'acqua. Se lei mi promette di bere un pochino di più, le regalo questa borraccia del progetto IT. Adesso la tenga qui in borsa, la riempi di acqua. Va e bene. Beva un po' di più di un litro e mezzo, sforzandosi. Due. Voi bevete acqua? Sì? Pochino? Sì o no? Bevete acqua? Sì? Ok. Vi posso regalare queste bottiglie che sono senza bisfenolo? E torniamo qui nello studio di Italia's Do It Better, la trasmissione più sana del mondo. Abbiamo l'onore di avere con noi un endocrinologo, nutrizionista, ma soprattutto il pilastro del progetto IT, il dottor Alexis Elias Malavazos. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, con una domanda a bruciapelo iniziamo subito, perché abbiamo visto Diana che si sta appropinquando per procurarsi tutto il materiale possibile per fare il diario alimentare, che è molto importante, e anche io sto annotando tutto sull'applicazione del gruppo San Donato. Ci spiega a cosa serve e come funziona il diario alimentare? Il diario alimentare, come si usava una volta, serve per confidare qualcosa. Noi in realtà, quando iniziamo a scrivere quello che mangiamo, lo annotiamo, bisogna farlo tutti i giorni, per almeno una settimana, 10 giorni. Dopodiché, man mano che noi facciamo questo diario, iniziamo così a renderci conto di quello che veramente noi mangiamo. Certo. Quindi buona pratica è poter fare il diario alimentare almeno un paio di volte all'anno. Questo può essere veramente un grande aiuto. Però lei non può negare che siamo circondati da mille tentazioni. Tantissime tentazioni. Mamma mia. Ogni 50 metri c'è la possibilità di mangiare qualcosa. E magari anche di sbagliato, no? L'ambiente che ci circonda è pieno di tentazioni, come dicevi tu, quindi diventa difficile difendersi. E allora noi che cosa dobbiamo fare per essere pronti a questo? Ad esempio, quando andiamo a fare la spesa, munirsi della lista, ma soprattutto andare a stomaco pieno. Bene, dottore, io la interrompo un secondo perché ci dobbiamo collegare con il nostro professore Omero Alighieri, che ogni puntata ci dà uno spunto letterario sull'argomento. Sono curioso. Vediamo adesso cosa ci ha proposto. Professore, è in linea, mi sente? Sì, buongiorno cara, buongiorno. Beh, la letteratura russa è senz'altro quella che ha toccato l'argomento nel modo più, come dire, saporito, no? Basti ricordare per esempio il celebre romanzo La minestra e la margherita, no? Del dramma forte tra i primi piatti e la pizza, ad esempio. Oppure ancora il Tortelli Karamazov. Ah, caro professore, grandi classici. Sì, certo, però se non le dispiace preferirei non essere interrotto. No, scusi, professore, no, mi dispiace. Mi ha interrotto di nuovo. Se mi è consentito, vorrei parlare del romanzo. Questo capolavoro che vediamo qua di fianco, Soffritto e Castigo. Vedete che bello? È la storia di un crimine alimentare e della sua redenzione. Uno studente sovrappeso di San Pietroburgo si reca nell'appartamento di una vecchia usuraia a chiedere un prestito. Mentre l'anziana è in bagno, egli segue il profumo che giunge dalla cucina, dove sul fornello c'è una padella. Pentitosi definitivamente di questa incauta voracità, lo studente tornerà ad essere sano, magro e bello. Ma che cazzo sono sti rumori? Ecco. Di padella dalla cucina? Un rumore di padella dal libro? Nel momento Soffritto e Castigo, amen. Eccoci qua. No, mi scusi, dottore, che il nostro Omero Alighieri. E che cosa? Pure un libro è caduto. Torniamo a noi, torniamo qui composti, torniamo a noi. Allora, sicuramente molti
dovranno fare i conti con la bilancia, ma c'è una cosa che mi ha incuriosito. Quando mi sono avvicinata all'app del gruppo San Donato, mi è stato richiesto di indicare il mio giro vita. Perché? Noi dobbiamo misurare la circonferenza addominale o il giro vita perché l'accumulo di tessuto adiposo in quella zona, quindi nella pancia, è quello che fa aumentare il rischio cardiometabolico, il rischio di infarto, il rischio di diabete, il rischio di morte. Quindi in realtà la bilancia vale poco. È molto più importante misurare, diciamo, la circonferenza addominale piuttosto che pesarsi. E parliamo anche di un'altra cosa, un fattore importantissimo nella vita quotidiana, no, delle persone, oltre al movimento e l'alimentazione, ossia l'acqua. Quanta acqua bisognerebbe bere al giorno? Ma dipende dalle fasce di età. In linea di massimo 1,5-2 litri fuori dai pasti, perché questo ci porta ad avere un'idratazione più costante del tessuto cerebrale. Ci sono le ricerche che sono concentrate sul cambiamento dell'umore, quindi l'umore migliora, sulla capacità di calcolo e soprattutto sulla fatica. Si fa meno fatica se si beve di più. Bene, dottore, allora a proposito di acqua, io prima di ringraziarla vorrei fare un brindisi con lei a base di acqua, che è la cosa più bella del mondo. Condivido pienamente. Le va? Sì. Bene, allora facciamo questo brindisi. Ma io la stupirò. Come? Perché io vado in giro con la mia borraccia. Ce l'ho sempre dietro. Oh, ma è la borraccia del progetto IT. Dai, brindiamo. Grazie allora ad Alexis Elias Malavazos per esserci venuto a trovare in questa prima puntata. Nelle puntate di Italian Sweet Better non poteva certo mancare lo sport. E noi abbiamo sport spettacolari immersi in cornici naturali pazzesche, bellissime. Però non stiamo parlando di persone qualsiasi. I protagonisti di Italian Sweet Better sono persone straordinarie proprio perché sono persone qualsiasi. Sono le persone che incontriamo ogni giorno, al bar, al ristorante, alle poste, dal meccanico. Provate a usare la vostra immaginazione. Dietro al bancone di un ottico potrebbe nascondersi un indomabile uomo delle nevi. Signore e signori, Stefano. Mi chiamo Stefano, ho 34 anni. Ogni giorno mi sveglio intorno alle 7. Faccio una bella colazione con cappuccino e cornetto e vado a piedi al lavoro. Sono un ottico, lavoro nel negozio di famiglia. Arrivo in bottega, controllo gli occhiali che arrivano dal laboratorio e mi preparo al banco per accogliere i clienti. Ogni giorno aiuto le persone a risolvere i loro problemi con la vista. Ma questo è lo Stefano della vita di ogni giorno. Nello stesso corpo, in realtà, c'è uno Stefano a cui bastano una tavola e una bella pendenza per sentirsi libero. Lo snowboard è libertà, passione e determinazione. Anche mentre accolgo i clienti al banco del negozio, il mio pensiero vola sulle vette imbiancate, in mezzo agli alberi innevati e giù fino a valle, dove finisce la discesa e mi sento ancora una volta vivo in mezzo alla natura. Bene, volevate una prova? Volevate una testimonianza che non ci sono scuse? Stefano è il primo di questi 5 atleti che andremo a conoscere lungo la trasmissione. Persone normali, proprio come noi. Basta con questa vitaccia, liberate la vostra passione. Let's move! E se è vero che la tecnologia ha un ruolo sempre più importante nella nostra vita, è vero anche che l'innovazione digitale sta nettamente trasformando la medicina. Ma che cos'è la Digital Health? Ce ne parla Roberto Ascione. La salute sta per essere trasformata radicalmente dalle tecnologie digitali, così come è successo prima in industrie quali la musica piuttosto che i viaggi. Perché questo sta succedendo? Perché oggi abbiamo a disposizione tutta una serie di tecnologie potenti come gli smartphone dotati della giusta potenza di calcolo, telecamere per fare un teleconsulto con un medico, piuttosto che sensori che ci permettono di accumulare una grande quantità di dati che descrivono il nostro comportamento, come mangiamo, come dormiamo, piuttosto che ci aiutano nell'assunzione corretta dei farmaci. Bene, tutte queste tecnologie stanno cominciando a impattare radicalmente la nostra salute, trasformandola per il meglio. E questa trasformazione porterà a una salute molto più integrata. Io avrò il controllo di tutti quanti i miei dati nella mia cartella clinica del consumatore, del paziente, e li metterò a disposizione dei vari medici con i quali interagirò nel tempo.
sarà molto più personalizzata, perché avrò la possibilità di mettere a disposizione le mie informazioni e ricevere dei consulti anche a distanza in maniera appunto personalizzata. La diffusione di questo tipo di tecnologie toglierà anche dai sistemi sanitari tutta una serie di aspetti burocratici e di perdite di tempo legate per esempio alle liste d'attesa piuttosto che agli aspetti amministrativi della cura, a tutto vantaggio di una migliore relazione medico-paziente e a vantaggio di un'umanizzazione della cura. Questo è il motivo per cui la trasformazione della salute tramite il digitale sarà assolutamente radicale, ci permetterà di dare molto più salute a tutti quelli che ne hanno bisogno in maniera molto più economica e in maniera quasi repentina assisteremo a una umanizzazione della salute grazie proprio alle tecnologie. E questo è qualcosa di cui tra l'altro parlo nel nuovo libro Il futuro della salute, appena edito per Epli in Italia. Roberto Ascione è il CEO di Hevel Group e il maggiore esperto italiano e probabilmente mondiale di medicina digitale. Lui e Pierpaolo Iagulli ci sveleranno in ogni puntata di Italian Street Better un piccolo segreto sulla medicina digitale e sulle implicazioni che questa può avere sul futuro. Diana, a te la linea. Ciao Ludovica, allora siamo ancora qui in compagnia di Roberto Gagliardini. Allora Roberto, sei partito con l'Atalanta, poi le partite con la Nazionale sicuramente molto emozionanti, adesso l'Inter. Si dice che stai diventando sicuramente uno dei migliori centrocampisti che ci siano in Italia, nel calcio in generale. Ma esattamente qual è il ruolo? Perché io veramente ne capisco poco di calcio e so che voi fate una gran fatica perché insomma è difficile. Diciamo che sì, è il ruolo probabilmente quello in cui si corre di più. Ecco. Quello sì, però è un ruolo che fin da piccolo è stata sempre una mia caratteristica, il fatto di correre, mi è sempre piaciuto correre, non mi stanco così facilmente, non faccio così tanta fatica e quindi è stata sempre una predisposizione mia fin da piccolo. Poi è anche vero che da piccolo facevo l'attaccante. Ah, vedi, scoop. Lo scoopettone. Poi magari... E poi ho scoperto questa potenzialità. O non segnando tanto, sono dovuto arretrare. Anche giusto, è anche giusto capire le proprie potenzialità. Esatto, e quindi sono arretrato e ho fatto tutto poi all'Atalanta, tutta la trafila del settore giovanile a centrocampista. E devo dire che è un ruolo che mi piace, perché comunque è un ruolo che è sempre nel vivo del gioco, sia in fase di possesso che non possesso palla, quindi è un ruolo che... E quanto beve un centrocampista italiano? Ma più che un centrocampista, ecco, io cerco di bere, bevo spesso acqua sia naturale che frizzante, però soprattutto durante prima le partite, magari un'ora prima, un'ora e mezza prima della partita, bevo proprio tanto. Sì, un litro e mezzo di acqua proprio per... Vedi, io non pensavo. Per prepararmi alla partita è una cosa che cui mi trovo bene, anche perché poi comunque prima della partita poi magari vai in bagno. Certo, non può, tutte quelle cose lì e esatto. Poi ti prepari. E poi mi preparo per la partita e so che è fondamentale comunque per poter reggere per 90 minuti di passi. Secondo me il sogno di ogni bambino quando pensa al pallone, al calcio, è un po' il palleggio, una cosa che non mi chiedere perché sono negatissima, però sicuramente è proprio l'emblema del giocare a calcio. Mi fai vedere come fai un palleggetto di giù, certo, sotto casa? Andiamo? Andiamo. Andiamo. E là, vai, ecco qua. Ma tra l'altro sui San Pietrini, i sassolini qui, ragazzi, è un problema, non lo fermiamo più. Cioè, andiamo avanti fino a domani. Cioè, è troppo bravo. Sì, va bene, ok, ma poi un giorno si fermerà, vero? Si fermerà. Qualcuno lo fermi, per favore. Nemmeno la pioggia e i San Pietrini lo fermano. Vabbè, io ci bevo sopra, ragazzi. Che amarezza, tanto talento qui davanti a me. E grazie a Roberto Gagliardini, l'ospite di questa prima puntata di Italia's Do It Better. L'appuntamento con la trasmissione più sana di tutto il sistema solare è per la prossima puntata. Parleremo della pancia, non mancate. Ciao a tutti da Ludovica Frasca e ricordatevi ancora che Italia's Do It Better. Ragazzi, prima puntata è andata! Oh! Tempo di festeggiare, No, non voglio lo champagne, voglio l'acqua. Acqua? Si festeggia d'acqua, ragazzi. Ragazzi, sì, sennò che cosa ci stiamo a fare qua? Vabbè. Grandi, è la storia.
storia. Stop!